Ciao e benvenuto in questa nuova puntata del podcast di Pizzeria Ricca. Io sono Mario Menzio, sono un imprenditore nel settore del marketing per la ristorazione già da diversi anni e sto sviluppando insieme ad altri soci un progetto che consiste in un innovativo contenitore per la pizza d'asporto chiamato Vinny. E in questo podcast, il podcast di Pizzeria Ricca è dedicato alle pizzerie, in particolare alle pizzerie d'asporto, e in ogni puntata intervisto i top player di questo settore, che possono essere titolari di pizzerie che si stanno distinguendo sia lato prodotto che anche lato business e marketing, e esperti, per esempio, di marketing o di gestione di questo tipo di attività. Così possiamo sentire dalla loro viva voce quali sono le loro opinioni in merito alle valutazioni e soprattutto i consigli che possono dare a chi ascolta questo podcast. In questo senso, questa puntata è proprio dedicata a una persona che fa questo tipo di consulenza, che ha un percorso alle spalle molto, molto interessante, ricco e vario, che però non vi anticipo perché voglio che sia lui a raccontarvelo, e sto parlando di Edoardo Guzzi. Ciao Edoardo. Ciao a tutti! Dovete sapere che Edoardo è collegato con noi dalla Svizzera, ora ci racconterà meglio perché e da dove. E la sua storia è assolutamente interessante, vedrete che ci saranno un sacco di spunti utili, sia per chi ha una pizzeria all'estero, una pizzeria gestita da italiani all'estero, e so che tra i nostri ascoltatori ce ne sono tanti, e sia per chi ha un'attività naturalmente anche in Italia. Come dicevo, però non voglio togliere nulla al racconto, a quello che ci dirà Edoardo, quindi ti chiedo Edoardo, intanto se puoi iniziare a presentarti e raccontare un pochino la tua storia a chi ci ascolta in modo che ti possano conoscere meglio. Sì, allora, io ho 28 anni, ho iniziato la mia carriera in cucina da quando ero piccolino, a fianco di mia nonna. È stato un amore a prima vista da subito. Poi da lì ho avuto la fortuna che mio padre ha aperto la sua gelateria e da lì poi ho cominciato già all'età di 14 anni ad affiancarlo nella vendita, nella produzione. Ovviamente in estate perché avevo la scuola e poi più avanti verso i 17-18 anni ho abbandonato completamente gli studi perché per delle vicissitudini che purtroppo lui è stato male, anche mio nonno, eccetera, e quindi mi sono dedicato completamente alla gelateria. Da lì, fatta un'esperienza di circa 7 anni nel complesso, poi purtroppo destino ha voluto che la gelateria che ha tenuto aperto mio padre 20 anni l'abbiamo dovuta chiudere. E questo mi ha portato nel frattempo a studiare di nuovo quello che avevo iniziato già alle superiori, che è la scuola informatica. Quindi ho ripreso degli studi però in forma privata come web designer. E poi ho avuto un'esperienza di circa un anno dove però sono rimasto proprio traumatizzato perché mi hanno completamente sfruttato, mi hanno ridotto proprio uno straccio, lavoravo 15 ore al giorno dentro praticamente neanche un ufficio, ma casa. Alzavo alle 5 del mattino e tornavo a casa alle 9. E niente, da lì poi ho detto forse è meglio che torno alla gastronomia, visto che poi alla fine è quello che mi piaceva di più. E allora ho deciso però di intraprendere, invece che tornare a lavorare in gelateria, di intraprendere un nuovo percorso formativo e quindi imparare a fare la pizza. E sono entrato come proprio apprendista, che non sapevo niente della pizza. A Tor San Lorenzo in provincia di Roma sul mare, e da lì ho trovato fortunatamente un bravissimo maestro di origini siciliane che però ha sempre lavorato a Roma da quando era ragazzino. Ed Vuoi è citarlo? Ti fa piacere sì, citarlo? si chiama Antonino Bonura. La pizzeria si trova a Tor San Lorenzo, come ho detto, che ora c'è anche il figlio che la gestisce, che è Cristian Bonura. E loro, ecco, mi hanno insegnato veramente tanto, tanto, tanto. Devo a loro tutte le mie conoscenze basilari sulla pizza, le ho imparate da loro. È stato un ottimo allenamento perché, tra l'altro, il lavoro era, la pizzeria era aperta tutto il giorno.
quindi dalle 7 del mattino fino alla sera alle 10, eravamo in doppia turnazione di personale, e questo mi ha permesso, però, siccome lavoravamo moltissimo, mi ha permesso appunto di sperimentare tanto, perché facevamo la pizza in teglia, pizza al metro, pizze tonde, insomma mi ha formato completamente. Ovviamente poi tante cose le ho dovute anche studiare da me più avanti, però ecco, diciamo che devo tutto a loro come basi. Poi da lì, diciamo, ho pensato di intraprendere e migliorare la mia carriera lavorativa. Ho provato in altri posti, non è andata benissimo purtroppo, perché come al solito ho trovato persone poco competenti sul lavoro, il che mi hanno creato più problemi che gioie. E niente, ho messo un annuncio su internet, pensa, per cercare lavoro, e mi hanno risposto da tutta Europa tranne che dall'Italia. Allora, che ho deciso, ho detto vabbè, sai che c'è la Svizzera, siccome mi erano arrivati degli annunci dalla Svizzera, ho detto proviamo, visto che comunque lì si parla anche l'italiano, è abbastanza vicino all'Italia, insomma. E così mi sono buttato con i miei ultimi risparmi, ho preso, sono partito proprio. Sono partito, sono arrivato qui in Svizzera e qui è stato traumatico. Perché? Perché è un mondo completamente diverso, che a me piace, è piaciuto fin da subito, però è stato traumatico anche perché, come la mia fortuna vuole, ho beccato persone che se ne sono approfittate anche qui. Tra l'altro non volevano farmi contratti, non volevano farmi prendere il permesso, perché in quell'anno c'era la legge sulla libera circolazione, quindi per 3 mesi loro potevano assumerti e non pagare tasse, non pagare niente, neanche dovevi prendere il permesso. Però diciamo che, ecco, io essendo un po' previdente, già mi ero informato sulle varie leggi, le varie regole a livello lavorativo, e quindi quando poi mi sono trovato in difficoltà ho praticamente preso provvedimenti a livello legale, e ho avuto la fortuna poi anche di trovare però degli italiani qui che mi hanno ospitato, che mi hanno aiutato, e questo mi ha permesso di rimanere, altrimenti sarebbe stato molto più difficoltoso. E poi da lì, ecco, ho restartato la mia vita da zero qui in Svizzera. Sono partito lavorando come aiuto cuoco in un ristorante, facendo anche il pizzaiolo, il lavapiatti, no? Insomma, un piccolo ristorantino. E poi dopo, ecco, sono diventato poi capo cucina in un altro ristorante dopo. E quindi, ecco, e adesso, siccome che il mio sogno è sempre quello stato di mettermi in proprio, sto cercando di lanciare il mio progetto. Ho raccolto una serie di collaboratori, ho messo insieme un team e appunto stiamo lanciando un servizio di consulenza per tutti quegli imprenditori che non ce la fanno adesso. Adesso ti chiederò di raccontarci più nel dettaglio di che cosa si tratta. Quindi, diciamo, siamo arrivati ai giorni nostri quasi. In questi ultimi mesi hai fatto, cioè hai continuato a lavorare, se ho capito bene, comunque in un ristorante. Nel frattempo hai iniziato a fare un percorso tuo formativo, giusto? Fino a maggio ho continuato a lavorare come capo cuoco, dopodiché ho deciso di prendere un prestito dalla banca, che purtroppo non è tantissimo, insomma non mi permetterebbe di avviare un'attività con un locale qui, però mi ha permesso di intraprendere appunto un percorso formativo studiando marketing, copywriting, continuando ad acquistare anche libri tecnici di cucina che parlano di panificazione, tecniche avanzate, studiando anche meglio tutte quelle tipologie di cibi e tipi di cottura annessi, quindi sulla carne, sul pesce, e appunto però momentaneamente concentrandomi ovviamente sul marketing e sull'imprenditoria, sulla gestione aziendale, cose che in parte avevo già conoscenze di mio, ma che ovviamente erano basilari proprio, erano poi anche non aggiornate, insomma, soprattutto sul marketing. Infatti la cosa che mi piace di Edoardo, perché porta avanti queste due cose, le porta avanti molto bene, quindi sia lo sviluppo lato prodotto che lo sviluppo lato marketing, e infatti noi ci siamo conosciuti a uno di questi corsi di marketing, in particolare quello di Frank Merenda,
e che se tu che ci ascolti non hai ancora avuto occasione di sentire e conoscere, ti invito a farlo e iscriverti anche al suo gruppo Facebook Metodo Merenda, in cui ci sono un sacco di riferimenti utili per qualunque settore, perché poi comunque le regole del marketing valgono indipendentemente appunto da dove si è e da quello che si fa. Questa è una delle regole che Frank sottolinea spesso e volentieri, e giustamente poi, perché nei fatti è proprio così, anzi, dal guardare cosa fanno gli altri in altri settori si traggono molti più spunti che guardare solo quello che fanno i tuoi competitor, che poi alla fine non fanno altro che copiarsi l'uno con l'altro, magari strategie tecniche degli anni passati che magari non hanno neanche più senso oggi. Però detto questo, appunto, scusa l'interruzione, Edoardo, No, ci mancherebbe. dicevi appunto che questo processo negli ultimi mesi ti ha portato dal valutare un tipo di attività, diciamo, a evolverti verso un altro tipo di discorso, e raccontaci un pochino. Sì, allora, sostanzialmente quando io arrivai lì al corso da Frank, avevo in mente la semplice idea di lanciarmi appunto nel business della gastronomia, quindi aprire un mio locale anche piccolino o eventualmente andare a partecipare intanto a delle fiere con un mio prodotto, però poi giustamente mi è stato fatto notare che il marketing per funzionare al meglio bisogna avere un business che risolva un problema concreto a una persona, a un cliente. Da quella frase lì è stata come una bastonata perché lì ho detto: no, effettivamente io che risolvo, non sto a risolvere niente, cioè mi sto buttando in un lago pieno di pesci perché già ce ne so mille come me, e quindi cosa posso fare io per differenziarmi, per creare qualcosa di diverso e di nuovo da quello che già fanno gli altri, ed è stato il pensiero della consulenza. Ovviamente non è niente di innovativo, di nuovo, nel senso che ci sono già i consulenti. Solo un Sì. secondo, poi adesso parliamo sicuramente di questo progetto, mi interessa molto, però faceva piacere sottolineare questo aspetto. Senza entrare nel merito, tu stavi procedendo come fanno tantissimi imprenditori in questo settore, purtroppo, che guardano solo quello che piace a loro, no? Tu avevi un prodotto, Esatto. un'unità dal punto di vista, diciamo, nell'ambito della pizza, che poteva essere interessante secondo te e quant'altro, però poi in realtà, anche facendo il corso, e ti sei reso conto che non rispondeva a una reale domanda di mercato, una reale Certo. esigenza, non risolveva un problema specifico. Quindi è vero che si può anche fare, provare e così via, ma diciamo il percorso è molto, molto in salita da quel punto di vista, perché se non è una cosa sentita, devi proprio educare le persone a queste novità Certo, non ed solo, ma è impegnativo. è stato anche il fatto che ero molto attaccato all'idea, no? Come succede un po' a tutti. Cioè, io apro il ristorante, io apro la pizzeria perché a me piace fare la pizza e sicuramente piacerà a tutti quanti. Sì, che è Bello. una cosa apprezzabilissima e bellissima, però effettivamente poi è una cosa incosciente, cioè tu ti stai buttando in un ambiente dando per scontato cose che invece non andrebbero mai date per scontato. Sì, è il classico, come dicevi tu, mi piace far da mangiare, faccio bene da mangiare, apro un ristorante. No, non funziona No, così. E tra l'altro, in questo senso, veniamo all'altro, a quello che stavi dicendo, quindi all'evoluzione che hai fatto in termini di startup, si dice al pivot, quindi al cambio di programma in corsa che ti sta portando a definire l'attuale progetto, che è appunto relativo alla consulenza, proprio perché molti ristoranti nascono così, senza avere un'idea precisa di come effettivamente poi funziona un business, funziona il marketing, e la tua consulenza va in quella direzione. E quindi mi fa piacere che tu ci racconti come funziona più nel dettaglio. sì, allora, di base ho pensato come posso appunto aiutare delle persone a risolvere un problema. E il problema che ho notato più grosso qua in Svizzera, che poi mediamente anche nel resto del mondo e in Italia anche c'è questo problema, che la micro e piccola impresa ristorativa è ridotta malissimo. Un po' per inesperienza, un po' perché si improvvisa, un po' perché gente che è imprenditori, anche comunque se fino ad oggi hanno lavorato tanto di cappello, però sono bloccati a 25-30 anni fa, e scusate, e questo
ha fatto sì che la gastronomia italiana in Svizzera è vista ai livelli di un kebabaro, senza nulla togliere i kebabari, ovviamente. È vista quando in realtà poi noi potremmo essere delle eccellenze a livello mondiale, no? Perché la nostra varietà di prodotti, la nostra cultura, cioè, ci permette di avere una cucina e una tipologia di prodotti che non ha nessun altro al mondo. E quindi, viste che ci sono queste persone in difficoltà, che sono tutto il giorno bloccati sul loro lavoro, non hanno tempo di vedere quelle cose importantissime poi, cioè che a livello imprenditoriale, che sono i numeri dell'azienda, che sono tutti quei dettagli che servono appunto a far sì che l'azienda stessa vada avanti al meglio e che raggiunga degli obiettivi e che venda bene. E quindi ho deciso di fare questo stravolgimento del mio progetto e dedicarmi a loro, quindi creare un servizio che possa realmente e concretamente aiutarli. Dandogli la disponibilità di un team che ho messo insieme da diversi ragazzi, tra cui il primo che ho contattato è Paolo Puzzo, che è un ragazzo che si occupa di una community che si chiama De Cornicione, e con lui appunto abbiamo poi insieme anche contattato altre persone, abbiamo trovato anche Pasquale Varone, Francesco De Paola, che hanno i loro progetti, le loro attività, però insieme abbiamo deciso appunto di creare un team che possa supportare questi imprenditori, dandogli quelle figure aziendali che loro non potrebbero permettersi di assumere, e quindi di avere qualcuno, una sorta di tutor, un team che gli fa da tutor e che li segue passo passo con un obiettivo, diciamo, ho stimato per il momento un percorso di 12 mesi. Quindi ecco, in questi 12 mesi dovremmo raggiungere il punto critico dove l'imprenditore sarà in grado di gestire perfettamente la sua azienda al meglio e potrà decidere se vendere la sua attività, ovviamente non venderla al ribasso, ma venderla al rialzo, perché sarà ottimizzata e avrà un pacchetto clienti e tanta, molto altro, oppure aprire una nuova attività o come catena o anche, diciamo, più focalizzata o sempre nell'ambito della ristorazione, e questo lo potrà fare perché appunto noi metteremo in piedi dei veri e propri manuali, dei veri e propri metodi di lavoro strutturati che potrà ripetere anche in altre aziende. Quindi, ecco, questo è un po' il riassunto di quello che andremo a fare. E immagino che le persone che citavi, che hai coinvolto in questo progetto, abbiano poi ognuna le proprie competenze, ci vuoi dire un pochino? Siccome che questo team si occupa a 360 gradi di un'azienda, così detto sembrerebbe che facciamo tutti un po' tutto, in realtà no, in realtà ognuno di noi sarà specializzato e focalizzato su delle attività specifiche. Per esempio Pasquale Varone sarà il direttore finanziario. Francesco De Paola si occuperà delle risorse umane con il suo progetto di rinascimento organizzativo, che praticamente si occupa della positività sul lavoro, il rapporto tra dipendenti e imprenditore. Poi ci sarà Paolo Puzzo, che si occuperà del lato pizzeria. Io che mi occuperò inizialmente adesso sia del marketing che degli aspetti della vendita, però ovviamente della cucina principalmente. E poi abbiamo Marco Savona che si occuperà della parte sia cucina che anche però di tutto quel settore sulle spezie e anche sul rebranding di prodotti, perché lui può produrre con le sue aziende, può produrre oli aromatizzati, spezie brandizzate, eccetera. E poi abbiamo Gianni Cocco, che abbiamo concluso con lui da poco un accordo che ci aiuterà insomma nel reparto di caffetteria. Lui è un grandissimo esperto di caffetteria, nuove tecniche, eccetera, che tra l'altro conosce Marco Savona, quindi anche fanno esperimenti con spezie particolari, eccetera, molto interessante. E questo è un po', e ovviamente il team poi è in espansione, nel senso io punto a trovare altre persone sempre più specifiche, più preparate in altri aspetti anche che possono comporre l'azienda, più o meno importanti,
Questo appunto è, diciamo, un po' l'idea differenziante, cioè non avere un team ristretto, una defocalizzazione, cioè facciamo un po' di tutto perché ci piace, perché siamo in grado di farlo. No, in realtà è proprio, vogliamo proprio aiutarle, queste persone, questi imprenditori, nel trovare la strada giusta, nel realizzare i loro sogni così come erano prima o così che oggi purtroppo non possono più portare avanti. Ed è questo, cioè portare l'imprenditore ad avere le redini del suo sogno, della sua idea, del suo lavoro. Certo, riassumendo, se ho capito bene, lo scopo nell'arco di questi 12 mesi che è la durata prevista per questa consulenza è quello di fare in modo che il suo ristorante, la sua attività ristorativa diventi una vera e propria azienda, il che significa che diventi anche indipendente da lui, nel Esatto. senso da poterlo liberare dal seguire quotidianamente tutte le attività e, come dicevi tu alla fine, dopo un anno decidere o di vendere o di dedicarsi all'apertura magari di un nuovo ristorante, di un nuovo locale o di un altro business, eventualmente in un altro settore, perché comunque ha questa azienda che va avanti, come da definizione di azienda è un insieme di processi e di persone che la portano avanti senza necessariamente avere sempre l'imprenditore, in questo caso con le mani in pasta, visto che stiamo parlando di gastronomia e di pizza anche. E mi sembra un ottimo progetto, e tra l'altro mi piace anche il focus, nel senso che, come dicevi prima, nasce soprattutto, diciamo, esclusivamente per i ristoranti italiani all'estero, in particolare in Svizzera, dico bene? Sì, esatto. Ovviamente poi, come anche ti avevo accennato, è aperto indifferentemente all'italiano che ha un ristorante e che ha difficoltà a staccarsi dal lavoro anche solo per seguire magari eventuali corsi, perché per esempio imparare il marketing da Frank Merenda sicuramente è molto più produttivo che magari ecco, ascoltare me, però ovviamente devi avere tempo, devi avere denaro, devi avere anche la predisposizione mentale a voler seguire una persona che ti insegni qualcosa. Ecco, io non mi permetto di insegnare perché ovviamente non ho ancora un'esperienza tale per farlo, però mi permetto di cercare di aiutare appunto a comprendere determinati meccanismi affiancando l'imprenditore e appunto aiutandolo a crescere e a staccarsi da questa condizione di imprigionamento, no? Tra virgolette. Che è quello che poi sta portando alla rovina tantissime attività, perché tutti aprono, poi rimangono bloccati lì, non hanno modo di sviluppare correttamente la loro azienda e falliscono. Eh sì, è un argomento di cui parliamo spesso, manca proprio la cultura dell'acquisizione cliente, non hanno idea che poi la parte fondamentale di qualunque attività sono i clienti, le vendite che si generano, i margini che si riescono a fare e quant'altro, ed è uno dei motivi per cui ho scritto un libro Pizzeria ricca, pizzeria povera, proprio per dare questi spunti e far fare questo salto di qualità alle pizzerie. E poi magari ti chiedo più avanti un parere in merito, so che lo stai leggendo anche tu, però volevo finire prima questo discorso e intanto farti i complimenti perché di questo tipo di progetti ce n'è un gran bisogno, lo vediamo anche noi ogni giorno e quindi poter coprire queste aree che spesso sono scoperte o lasciate un po' così all'improvvisazione, tu citavi il marketing, ma anche l'aspetto dei Certo. numeri è spesso così molto aleatorio. Sì. Dicevo che la cosa che si fa di solito è guardare il conto in banca e se va bene va bene, se no chissà come mai. E invece, insomma, ci sono dei processi di gestione aziendale che possono dare grandissimi riscontri e risultati. Ne abbiamo parlato anche con Lorenzo Ferrari quando abbiamo fatto una puntata sull'ingegnerizzazione del menù, ad esempio, su come effettivamente i margini vadano calcolati e togliersi dalla cosa del margine in percentuale che non ha senso, ma per esempio iniziare a pensare ai margini assoluti, tanto per dirne una. Quindi questo progetto sicuramente merita la massima attenzione e interesse, e come dicevo ce n'è un gran Grazie. bisogno. So che è ancora in progress, dovete definire le ultime cose, però se hai già un riferimento ti invito a darlo in questo momento, poi lo ripeteremo anche alla fine della puntata. Sì, potete contattarmi al sito aifb.ch.
Al momento c'è una coming soon page, però potete lasciare il vostro indirizzo email e nome, io vi ricontatterò, insomma. Molto bene, poi lo scriveremo anche nelle note a questo podcast. E IFB che sta per? An idea for business, quindi un'idea per il business. Ottimo. Adesso è un nome temporaneo perché vogliamo anche sviluppare un brand solido, però magari chi lo sa, magari anzi ci abbiamo preso. ma fa parte del processo, come dicevamo, Certo. e so che siete quasi a tiro, ma naturalmente poi mettere a punto tutto quanto, far partire la macchina è sempre impegnativo, l'importante poi è avviarla. So che avete già dei clienti su cui avete iniziato a lavorare, altri che sono interessati, quindi molto molto bene. E se possiamo darvi una mano anche con questa intervista, sono ben contento. E poi dicevo, torneremo su questo argomento alla fine, richiameremo ancora il sito, però tu parlavi prima della tua esperienza, che mi piace molto per la sua multidisciplinarità e poi anche allo stesso tempo per l'approfondita conoscenza che hai nel campo della pizza. Quindi, essendo nel podcast di Pizzeria Rica, non posso che chiederti cosa ne pensi, quali sono secondo te le tendenze in atto, positive o negative, o diciamo i consigli che puoi dare a chi lavora in questo settore, avendo tra l'altro un punto di osservazione privilegiato, essendo all'estero, per cui puoi vedere le cose che succedono in Italia con una maggiore distanza e distacco, diciamo, anche razionale, così come poi, come hai già anticipato, fare anche una panoramica più ampia su cos'è il mondo pizza in generale, anche all'estero. Sì, ecco, purtroppo è una visione molto tragica la mia. Una visione tragica perché? Perché diversi fattori, un po' perché non ci sono più tante persone, ragazzi disposti anche a imparare. Quindi siamo sempre più legati a imprenditori, sempre più anziani, quindi non c'è un ricambio di generazioni, e quindi questa cosa tiene un po' il settore a un livello stagnante, perché abbiamo persone che hanno iniziato il loro business 30 anni fa, e oggi, se 30 anni fa andava benissimo poi quello che facevano, perché insomma non c'era una molta concorrenza, non c'era la globalizzazione, e quindi non è che fanno cose sbagliate, fanno cose che però erano adatte a farle 30 anni fa. Oggi purtroppo c'è tantissima concorrenza, c'è pochissima educazione da parte anche del cliente, perché appunto non c'è mai stato interesse nell'educare il cliente. E questo fa sì che la gastronomia è un settore costantemente in crisi, perché da che io mi ricordo, anche mio zio, insomma, che lavorano nel settore da molto più di 20 anni, ogni anno sempre di più si lamentano che è sempre peggio, è sempre non va bene, che il lavoro cala, non è mai costante, eccetera. E qui in Svizzera soprattutto sono proprio fermi, cioè nel senso che mentre in Italia abbiamo persone che sperimentano, innovano, portano avanti qualche nuova idea, qui in Svizzera si copiano uno con l'altro. E quindi abbiamo proprio un settore bloccato. Voglio dire, vai in un ristorante, trovi ancora il filetto al pepe verde, trovi ancora le penne alla vodka, trovi ancora pizza al prosciutto, pizza margherita, pizza ai funghi. Non c'è, cioè non è che c'è inventiva, troviamo un ingrediente nel mondo, portiamo anche in svizzero, voglio dire, prendo un formaggio svizzero, prendo un prodotto tipico svizzero, ci faccio una pizza, no, così è. Tanti mi rispondono qui, ma qui il mio cliente mangia questo. Ho capito, ma hai provato? Sì, ho provato un giorno e poi l'ha tolto. Quindi è un po' triste come visione, Molto perché poi meno la propensione a rischiare, si sta su sì, hanno paura. Certo. un'offerta standard perché comunque il cliente straniero magari è meno educato a livello di cibo, di preparazione di piatti Poi non italiani. sono neanche abituati i clienti stranieri a molte cose che noi magari siamo abituati a mangiare. Cioè, molte tipologie di pizza, che possa essere la pizza fritta, che può essere
magari un tipo di pizza lavorata in maniera diversa con ingredienti, anche il fatto per esempio che una pizza bianca senza pomodoro, cioè è quasi una richiesta strana quando la fai qua, perché normalmente è sempre base margherita e poi sopra c'è poggiata della roba, cioè questo è il loro modo di far pizza. Io prendo una margherita, ci butto sopra quello che c'è e poi la metto in forno, finito. Infatti gli ingredienti non vengono mai lavorati prima, cioè il fungo lo tagli, lo butti sopra. Cioè, non è che lo fai saltato, magari, cioè, non c'è proprio né interesse né voglia, c'è una pigrizia, c'è una, io la chiamo pigrizia imprenditoriale. Siccome che qui quel poco di lavoro che hanno gli permette di andare avanti, a posto così, non fa niente. Se poi dopo mi apre una pizzeria davanti di uno che poco poco fa una cosina in più, neanche tanto in più, domani chiudi, ma loro non se ne rendono conto. Dicono che è la crisi. Io cerco di spiegarglielo che la crisi non c'è, perché per carità ci sono state problematiche a livello economico, ma non è quello il problema della gastronomia. Perché se tu mi proponi oggi un menù con 60 portate diverse, tra primi, secondi, contorni, non ce la fai a gestirli. Poi, tra l'altro, c'è anche un altro problema, perché oltre ad essere il menù grande, tendono ad avere sempre meno personale, perché giustamente il lavoro cala, licenziano le persone e quindi sempre meno persone devono gestire menù grandi, oppure i camerieri, magari pochi camerieri per 150-200 posti, magari due camerieri o un cameriere. Cioè, condizioni lavorative assurde, che però non fanno nulla per cambiare queste condizioni, perché non sanno neanche cosa devono fare, non sanno come devono farlo. Non c'è nessuno che gliel'abbia mai spiegato e ho poi un po' di orgoglio perché, sai, ho sempre fatto così, è sempre funzionato. Quindi Sì, poi quello se le sono. cose non vanno è colpa della crisi, non è colpa Sì. dell'impostazione del locale, del fatto che Colpa non della viene crisi, del aperto. personale, colpa Sempre colpa di dello qualcun altro. Spirito Santo che ci ha maledetto. Così. Così, quando però la colpa è la loro. Cioè, io capisco, no, tutte le difficoltà, perché io comunque avendo gestito l'azienda di famiglia mi rendo conto, no, è una complessità allucinante, soprattutto se poi ci lavori dentro anche, sei preso mille pensieri, forma il personale, trova quello giusto, la contabilità, questo. E li capisco, perfettamente li capisco e mi rendo conto di tutte le difficoltà, però mi rendo conto anche che se io arrivo e ti spiego che potresti fare dei cambiamenti e migliorare il tuo status e tu dici no, no, ma va bene così come va, oppure mi ignori, e allora cioè, la colpa è la tua, eh? Non è che poi dopo, perché finché sei ignorante, tra virgolette, ignori, ok, ci sta che non fai niente, ma dal momento che diventi cosciente che potresti risolvere la tua situazione e la tua vita, perché poi parliamo che loro poi avranno più tempo per loro, anche per la loro vita, quindi cioè è una cosa che non va solo a inficiare il lavoro, va anche a inficiare la loro vita personale. E allora dopo sei pazzo tu, perché veramente non ti rendi conto del. Oggi a volte quando io dico un imprenditore, ma ti sembra normale lavorare 16 ore al giorno dentro il tuo business? E loro ti dicono sì. Ma non capiscono che dicono sì, ma che bisogna faticare. Ma io non ti sto dicendo che non devi faticare, anzi, dopo, quando diventi imprenditore dall'esterno, devi faticare molto di più, forse. Però il problema è che tu stai faticando nella maniera sbagliata. Cioè, se quelle 16 ore tu le avessi sfruttate e investite per gestire la tua impresa dall'esterno, avresti oggi forse milioni in banca. Invece così tu stai morendo dentro il tuo lavoro, perché poi tra l'altro ti invecchi, quindi veramente stai morendo lì dentro, stai cucinando, stai facendo la pizza o quello che è, e rimani lì. Cioè, rimani lì e con lo stress, con le difficoltà, con le problematiche, e non ne uscirai mai. Anzi, e poi le conclusioni sono due: o rimani sempre stabile per fortuna e grazia, e vai avanti così finché veramente poi non ce la fai più, vai in pensione, se riesci ad andare in pensione, perché poi bisogna vedere che con questi periodi qua. Oppure l'altra è fallisci, cioè non c'è altre alternative, non esiste, ah, io continuo a lavorare in pizzeria, a fare pizze, improvvisamente il mio business
esplode e io divento multimilionario. Non esiste, cioè nessuno, ma anche i 3 stelle Michelin oggi chiudono. Perché? Perché se tu come chef, come ideatore del tuo business, sei lì dentro sempre, tu non vai avanti. Arriverai a un certo punto che il tuo ristorante, se riuscirai a farlo andare bene, perché magari sei bravo, perché hai un buon prodotto, non andrà più avanti di là. Tu non saprai mai perché, continuerai pensando, poi dopo a un certo punto, come tutti i business nel mondo, se tu non lo rinnovi, se tu non lo curi, quello dopo un po' cala, dopo un po' perde. Quindi è proprio una fine proprio programmata quella, a meno che appunto non sei esterno e non investi, non decidi appunto di stravolgere la tua idea, il tuo mondo, perché non è più il mondo avanza, la cultura cambia, la società cambia ogni generazione e tu ti devi adattare se c'è un'attività che soprattutto protrae nel tempo. Se tu non lo fai, affondi, vieni schiacciato dagli altri, c'è poco da fare. Certamente, sono assolutamente d'accordo e lo diciamo spesso, quando un'azienda non cresce, uno magari ha l'impressione che rimanga stabile, dici almeno quello in realtà sta andando indietro. Poi tu dicevi anche il problema del personale che spesso si lamentano e così via, ma è normale che in un'azienda che non ha prospettive di crescita ti arrivino delle persone che è giusto quello che gli può interessare, guadagnare quei 4 soldi che sei in grado di dargli, ma alla prima occasione ti girano le spalle, nel senso si trovano un posto migliore. Perché non c'è niente di più demotivante di lavorare in un'azienda, in un'impresa in generale, in cui non hai prospettive di crescita, che vedi che... Io l'ho vissuto sulle mie spalle, sia da parte dell'imprenditore che da parte del dipendente, no? Io ho cambiato posto di lavoro perché ero insoddisfatto, ma non perché ero insoddisfatto della mia posizione che ricoprivo, ma ero insoddisfatto di come venivo trattato all'interno dell'azienda. Che magari mi impegnavo tantissimo, ma non mi veniva riconosciuto, che non deve essere sempre per forza legata economicamente parlando, però anche soltanto un apprezzamento, una cosa non c'era, e quindi spesso mi hanno spinto ad andare via così. Lo stesso tempo, quando ho gestito la gelateria, la difficoltà, io mi rendo conto, di trovare persone adatte, anche se le paghi bene, se l'ambiente è buono, eccetera, è alta. Perché? Perché oggi purtroppo io lo vedo con mio fratello, che sperando che non mi sente, non gli va di imparare, e quindi pretenderebbe già di essere pagato a sufficienza quando dovresti iniziare da zero, quindi però non gli va, e così come lui, tutta la sua generazione, che hanno magari anche, ecco, dal 10 anni più piccoli di me, non ce l'hanno più questo interesse. Cioè, io sono cresciuto con l'idea che imparare è bello. Fortunatamente mio nonno mi ha sempre incitato in questo, leggevo dizionari, enciclopedie già da bambino, quindi poi magari predisposizione, insomma, la curiosità. Però ecco, questo mi ha portato sempre a voler studiare e imparare sempre di più, nonostante non abbia concluso le scuole. Però ecco, i ragazzi d'oggi, niente, ma anche qua in Svizzera per esempio, qua funziona tutto talmente bene che i bambini già all'età di 2-3 anni vengono lasciati andare a scuola da soli, attraverso i mini monopattini, no? Tu li vedi per strada, però tecnicamente questi bambini che hanno un percorso formativo eccellente, che già a 15 anni loro sceglieranno dove andare a lavorare in futuro e quale scuole perseguire, vengono orientati non in maniera ottimale, però vengono orientati, cioè gli fanno scegliere diverse aziende, però ecco, sono abbandonati a loro stessi e hanno tutte le comodità, quindi arrivano a un certo punto, infatti molti ragazzi qua sono depressi, molti ragazzi si suicidano purtroppo, perché hanno tutto pronto, tutto a posto, e non c'hanno nessuno stimolo in intraprendere una carriera, perché tanto io esco da scuola, finita la scuola c'ho il posto, c'ho lo stipendio garantito, perché devo andarmi a smazzare a trovare un altro posto o intraprendere una mia carriera quando posso benissimo stare così? Oppure c'ho mamma e papà che guadagnano 20-30 mila franchi a testa, quindi, perché qua gli stipendi sono altissimi, quindi perché cavolo devo lavorare? Chiedo a mamma e papà, poi mamma e papà per compensare, siccome non ci sono mai a casa perché qui lavorano tutti, da lunedì al venerdì, tassativo, sei al lavoro,
Loro giustamente fanno manca niente perché non ci sono mai, li accontentano su tutti i fronti, e quindi ecco, ci abbiamo appunto molto pericoloso questo periodo, purtroppo per me che ci sono cresciuto in mezzo, perché non ci abbiamo il rischio veramente di perdere tantissime opportunità, no? Noi giovani che potremmo creare, potremmo edificare cose nuove, potremmo creare un nuovo mondo imprenditoriale, che però non avverrà a meno che non ci sarà un cambio di mentalità o qualcuno che per opera pia riuscisse da caso a convincere magari il governo a cambiare delle linee, magari ecco, investendo un po' più nell'istruzione, nella famiglia, che magari sarebbe fantastico. Sicuramente sono necessarie anche azioni di questo tipo, lo vediamo anche in Italia come l'andazzo, ma non è questo l'argomento della trasmissione. Scusa, anzi, se no, ma figurati, anzi, comunque hai fatto una panoramica molto utile e interessante, che poi va anche oltre, come dicevi tu, all'ambito della ristorazione e delle pizzerie, però è assolutamente interessante e pertinente. E ti dicevo, in questo senso, citavo prima, molti dei temi di cui hai parlato li ho riportati nel libro, che è scritto sotto forma di romanzo, proprio per renderli accessibili e più, diciamo, masticabili da parte di chiunque, che è Pizzeria Ricca, Pizzeria Povera, che ho scritto circa un anno fa e che so che tu hai iniziato a leggere. Ti chiedo cosa ne pensi, come ti sei trovato, come appunto, che tipo di riflessioni hai potuto fare leggendo questo libro. Beh, sicuramente è un libro che ti lascia pensare, no? Perché c'è questo confronto di queste storie, scorre molto bene, e purtroppo, come detto, non l'ho finito perché sto leggendo più libri contemporaneamente, quindi è un parere molto generico al momento, però ecco, è interessante appunto capire come le idee possano cambiare veramente l'esito di un qualcosa, no? Quindi l'esito dello stesso business, la stessa pizzeria, no? Quindi come due strade che in realtà poi di base è un percorso molto simile, no? Perché tutti e due hanno voglia di fare, tutte e due le persone, gli imprenditori, no? Vogliono aprire queste pizzerie, però come delle piccole scelte o delle mancanze possano poi, ecco, causare delle strade completamente differenti, no? E portare a esiti completamente differenti. È vero, assolutamente. Il tema proprio del libro è proprio quello, è evidenziare quali sono i passi giusti da fare, possibilmente quelli che è meglio evitare o di cui, diciamo, uscire, no? Rispetto a quello che si è abituati a fare da anni, come dicevi tu, i tempi sono diversi, le cose che funzionavano 30 anni fa oggi non hanno proprio senso, anzi diventano spesso controproducenti. Quindi il libro serve proprio a sottolineare questi aspetti, mi fa piacere che tu l'abbia apprezzato, e uno di questi passi fondamentali, che viene poi citato anche nel libro, è scegliere gli strumenti, le attrezzature giuste per la tua pizzeria, non solo a livello funzionale, ma poi anche a livello marketing, di coerenza con la identità differenziante, con la voglia di distinguersi che deve e può avere la pizzeria, no? E qui stiamo parlando dell'altro prodotto che appartiene al mondo Pizzeria Ricca, che è appunto Vinny, l'innovativo contenitore da sport in polistirene alimentare, che mantiene la pizza più calda e fragrante nel tempo grazie al suo design, che consente al vapore di uscire nella giusta misura, nel giusto modo, e quindi di non ricadere, di bagnare, di non bagnare, rammollire la pizza contenuta al suo interno. Tu, come esperto pizzaiolo, hai avuto la possibilità di provarli, e quindi mi interessava molto avere un tuo parere in merito. Ecco, per esempio, le pizzerie normalmente puntano sempre a spendere meno, no? Quindi sì, a comprare il cartone che costa meno, neanche il cartone decente, ma quello che costa meno. E questo è un problema che a me mi ha sempre afflitto, perché ho sempre detto, ma è possibile, no? Cioè c'è innovazione nella farina, in quello, in quella, nei forni, negli strumenti, eccetera, ma nessuno che porta innovazione nel campo dei contenitori. Al che allora ho fatto delle ricerche, trovai diverse soluzioni più o meno innovative, anche semplicemente mettendo un foglio d'alluminio all'interno del cartone classico, eccetera. E poi, ecco, incappai in Vinny. E lì dissi, ah, cavolo, allora vedi, c'è qualcuno che ci ha pensato, insomma. E da lì poi ho seguito
più o meno con attenzione lo sviluppo del progetto, fino a che appunto non ci siamo incrociati appunto da Frank, e come ho potuto ho preso il pacco e devo dire sono rimasto piacevolmente sorpreso, perché già a prescindere da tutto quello che avevo letto che è stato promesso e mantenuto, insomma, quindi una pizza che una volta messa nel contenitore rimane croccante, perché appunto la struttura del contenitore permette la fuoriuscita del calore, inoltre il fatto che sia riciclabile, il fatto che ho sempre detto, cavolo, c'è montagne di cartoni, è capitato quando facevamo pizzate con amici che arrivavi con 30-40 cartoni, riempivi sacchi interi di cartoni, poi tutti sporchi, pizze schiacciate, le ultime che venivano proprio, cioè, schiacciate completamente, e quindi ecco, il Bini su questo punto è totalmente innovativo, perché è rigido, riciclabile, lavabile, lo puoi riutilizzare anche a casa se non lo vuoi riportare, comunque lo puoi utilizzare per conservarci qualcosa dentro, mangiarci, oppure lasci la pizza che non hai mangiato, la tieni in frigo, cioè è un contenitore versatile, utile, che senza dubbio, secondo me, va spinto il più possibile nelle pizzerie, perché anche se ha un costo rispetto al cartone maggiore, ma non è quello che bisogna guardare, no? Bisogna guardare appunto, come anche poi dici tu nei vari dépliant, eccetera, quello che tu guadagni. Quindi tu guadagni in qualità, guadagni anche poi alla fine in efficienza, perché se io devo fare, quante volte io ho passato ovviamente, molti minuti, preparavo per esempio 300-400 cartoni di pizza e comunque ci mettevi 15, 20, 30 minuti a seconda anche poi di quante altre cose avevi da fare, però Vinny ce l'hai già pronto, cioè tu devi semplicemente lasciarlo là, quello che ti serve lo prendi, lo metti, cioè elimini già del tempo che le persone dedicavano a fare, sì, dici ok, io sono esperto, perché poi tanti no, fanno obiezioni, io sono esperto e ci metto a fare il cartone, sì, ok, ma è sempre tempo risparmiato che puoi dedicare ad altro, poi appunto è riciclabile, appunto è, ti permette, poi parli a livello di marketing con il coperchio, le tovagliette, le fasce, eccetera, di fare qualcosa che normalmente nessuno faceva, cioè proporre un'offerta anche se io ti ho inviato già il mio prodotto, quindi io se ti ho inviato la mia pizza ti faccio un'offerta magari per la prossima volta o quant'altro, ed è una cosa fantastica. Poi l'idea del fumetto è geniale, anche se qua non c'è, però se è interessante c'è nella rivista. Sì. Però è molto 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 bella come cosa, devo dire, appunto secondo me, anche se ha un costo più elevato come dicevo prima del cartone normale, li vale tutti, primo perché non costa niente al pizzaiolo o all'imprenditore aggiungere qualche centesimo in più su una pizza, perché poi ne guadagni in qualità. Certo. Che anche se non è l'aspetto più importante di un ristorante, però è uno degli aspetti importanti, e poi appunto risparmi tempo, hai dei guadagni, perché nel tempo tutto quello che hai risparmiato, anche quante volte io faccio i cartoni, se ne rompono 2, 3, 4, li butto, sì, ok, pochi centesimi, però è sempre, poi nell'arco di un anno magari ho buttato 1000 cartoni. Oppure il cartone si chiude male, la pizza si schiaccia, cioè il cliente devo rifare la pizza, cioè quante cose perdo e quanti soldi butto via, e Bini mi fa risparmiare tanti. Poi insomma avete specificato voi anche le cifre, le avete anche mostrate. Quindi, sì, sì, noi diciamo sempre di non fermarsi al costo iniziale, ma di guardarlo come investimento, come effettivamente è, quindi focalizzarsi sul ritorno che ti può dare avere un prodotto unico. Noi tra l'altro lo diamo anche in esclusiva di zona per i primi nostri clienti, i primi 100 clienti avranno anche questo vantaggio, che è un'esclusiva di zona per sempre, nel senso finché il cliente rimane tale, continuerà a fornirsi e a rifornirsi da noi, avrà questa esclusiva e nessun altro nella zona potrà venderlo, quindi tu che sei anche uomo di business e di marketing puoi immaginare quanto può essere importante una cosa del genere, perché, e dico, nessuno può dire di essere l'unico a fornire la pizza,
ma tu puoi essere l'unico a dire che la fornisci calda e fragrante con un contenitore innovativo, igienico, che rispetta la salute, l'ambiente e quant'altro. E quindi... No, anche perché poi parliamo di una differenza di gradi notevole, cioè dai 6 sì. agli 11 gradi, che è qualcosa di sorprendente. Sì, sì, sì. I nostri test, i nostri clienti ci danno questi dati, cioè... Recentemente una pizzeria di Bologna che addirittura ha misurato 20 gradi di differenza e siamo ben contenti. Ora, però anche già solo 6 gradi, 11 gradi, come si può immaginare, è tantissimo, ma poi non è solo la temperatura, ma proprio la consistenza della pizza, certo. il grado di umidità rimane molto più asciutta, non si impregna come nel cartone, quindi è assolutamente ha una serie di vantaggi non indifferenti, come diciamo spesso anche in questa puntata, e ti ringrazio Edoardo per la tua testimonianza in questo senso. E noi di solito concludiamo la puntata, ormai siamo verso la fine, abbiamo preso il nostro tempo, chiedendo di dare un consiglio a chi vuole aprire una nuova pizzeria, soprattutto se ci rivolgiamo a una persona, un ragazzo, una ragazza giovane che abbia voglia di fare questo mestiere, di buttarsi in questo mercato. Tu un pochino di riferimenti l'hai già dati, ma magari se vuoi dare uno o due consigli proprio belli, diretti, o diciamo sì, quello da evitare, o quello che è giusto fare fin dall'inizio. Ecco. Quello che consiglio di fare è innanzitutto una buona progettazione iniziale su tutti gli aspetti, quindi che possono essere chi gestirà i numeri, come gestirli, quali macchinari servono, che prodotti, eccetera, per avere un'idea ben precisa di quello che dovete andare a fare. Quindi trovare anche un'idea differenziante prima di aprire, non durante, perché ovviamente è controproducente. E poi, soprattutto, se avete delle grosse lacune, potete colmarle studiando, ma nel frattempo affidatevi a dei professionisti. Affidatevi anche o a consulenti o a persone che o fate corsi, quello che volete, però fate le cose con coscienza. Questa è la parte più importante. Ovviamente poi ecco, gli aspetti sono tantissimi, cioè, da tenere d'occhio, da controllare, da progettare bene. L'importante, ecco, questo è fare le cose con coscienza e studiando. Non abbiate paura di prendere un po' più di tempo nel studiare, nell'applicare qualcosa, qualche idea e progettarla. Meglio aspettare piuttosto che lanciarvi subito a capofitto in qualcosa che poi magari non funziona realmente. E poi un in bocca al lupo, perché ovviamente... Ci vuole. Il buon auspicio ci vuole sempre. E in questo senso tu parlavi dei consulenti, io ricordo il progetto di Edoardo che è giunto quasi a definizione, poi magari ci risentiremo più avanti per una nuova intervista quando certo, il progetto sarà operativo al 100%, ma già adesso, come dicevamo, hai iniziato a fare le prime consulenze insieme a questi altri esperti, stai creando questo team e ne abbiamo parlato nel corso di questa intervista. Ti invito, se ti fa piacere, a ricordare come fare per contattarti. Dicevamo, è un progetto soprattutto che nasce per la ristorazione italiana all'estero, in Svizzera in particolare, ma che può interessare anche ristoranti e pizzerie in Italia, come so avete già anche dei contatti e dei clienti interessati in questo senso. Quindi esatto. Se vuoi ripetere come si può fare per entrare in contatto con voi, per avere poi tutto. Sì, potete contattarci dal sito aifb.ch. Lì troverete un piccolo form dove potete lasciare nome e email e vi ricontatteremo al più presto, insomma. Oppure, ecco, cercate Edoardo Cucci su Facebook e potete anche contattarmi direttamente. Se volete anche solo informazioni, consigli, io sono abbastanza aperto anche ecco, aiutare chi ha bisogno. Non c'è problema su questo. Certo, tra l'altro su Facebook sei facilmente riconoscibile perché oltre alla tua bella barba sì. hai anche un bellissimo cappello da chef che ti distingue, insomma non potete sbagliarvi quando gli chiederete l'amicizia, lo riconoscerete senz'altro. Bene, io Edoardo ti ringrazio tantissimo. Grazie a te. Grazie, e così come ringrazio chi ci ha ascoltato per l'attenzione, lo invito a non perdersi le prossime puntate di questo podcast e per farlo a registrarsi al podcast di Pizzeria Ricca. Se invece sei il titolare di una pizzeria e non hai ancora provato Vinny e vuoi testarlo anche tu, come ha fatto Edoardo, come hanno fatto le altre persone che hai sentito nelle interviste precedenti, non devi fare altro che andare sul sito www.
vinnipizza.com, lasciare i tuoi dati e se avrai i requisiti che noi richiediamo per poter utilizzare e provare questo prodotto, nel giro di pochi giorni ti daremo tutte le informazioni e le istruzioni necessarie. Con questo è tutto, ricordo ancora anche il sito di Edoardo, aifb.ch, per lasciare i propri dati, oppure il contatto Facebook Edoardo Guzzi. Con questo è tutto, ci vediamo, ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao Edoardo e ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.